Eccoci qui, Viale Trastevere, siamo venuti a intervistare la dottoressa Cristina Messa, a capo del Ministero dell'Università e della Ricerca dal 13 febbraio scorso. Abbiamo tanti temi su cui trattare, abbiamo soprattutto da chiedere quali sono le prospettive sul sostegno, sugli ragazzi che vogliono iscriversi all'università e tanto altro, anche riguardante il Recovery Plan e tutti gli investimenti che verranno attuati dal Ministero stesso nei prossimi mesi. Buongiorno Ministra Messa, lei arriva a Viale Trastevere dopo un lungo trascorso alla Bicocca, dove è stata anche rettrice. Sì, buongiorno, sì. Dottoressa, quali sono i tre punti su cui voi come Ministero dell'Università puntate e pensate di attuare nel prossimo anno? I primi tre obiettivi sono il ricambio generazionale, quindi una agevolazione ai giovani perché entrino nel mondo della ricerca e della formazione, avendo noi una popolazione media di ricercatori sopra i 50 anni. Il secondo obiettivo è quello di unire finanziamenti a riforme, perché non basta solo trovare fondi per fare ricerca, ma dobbiamo anche snellire molte delle procedure, alcune banali, altre invece più sostanziali, che però impediscono la capacità di spesa oppure la ritardano di così tanto tempo da non avere più l'effetto desiderato. E il terzo punto è più di carattere, diciamo, prospettico politico, cioè dare forza al Ministero Università e Ricerca, che si è diviso dall'istruzione solo da un anno e mezzo e che ha bisogno, per rimanere autonomo, di una crescita e di un'autonomia che deve raggiungere in questo periodo. Ministra, stanno arrivando per l'università ben 15 miliardi attraverso il Recovery Plan. Come intendete investire questa somma ingente? L'investimento, come sa, è in parte sulla formazione e in parte sulla ricerca, dei 14 miliardi complessivi che riguardano l'area M4. Per la formazione l'obiettivo principale è quello di aumentare l'accesso dei giovani all'università e aumentare il numero di laureati. Per arrivare a questo ovviamente devi lavorare su tanti aspetti, dall'aspetto economico-finanziario, quindi le borse di studio, il problema della mobilità, delle residenze, eccetera, eccetera, sia sull'aspetto del welfare degli studenti, quindi tutti i servizi che possono essere loro dati, sia sull'aspetto delle competenze che l'università riesce a dare, che garantiscono poi un futuro e un lavoro a questi giovani. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Per la parte ricerca, di nuovo, c'è una parte formazione molto importante, investendo molto di più di quanto abbiamo fatto nel passato nei dottorati di ricerca, perché si erano ridotti tantissimo, e poi nella progettualità, quindi persone, progetti, riforme. Parliamo di immatricolazioni. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, c'è stato un sensibile decremento. Lei pensa che possa anche essere dipeso dall'innalzamento abbastanza importante delle tasse? L'associazione, in maniera empirica, non ho dati a riguardo, non credo ci sia, per il semplice fatto che se il dato complessivo ha portato una riduzione, il dato locale ha portato aumenti in regioni come la Lombardia, da cui vengo io, in cui le tasse non erano certo ridotte. Quindi alcune università si è assistito a un aumento delle matricole nonostante le tasse. Ciò non toglie che il nostro sistema debba cercare di attrarre gli studenti meritevoli ma privi di risorse economiche, e quindi investire in questo senso, sia su una riduzione di tasse per coloro che sono al di sotto di un determinato ESEE, sia attraverso le borse di studio. E questo l'abbiamo già fatto nel 2020, l'ha fatto il precedente ministro Manfredi, e si è avuto un aumento degli studenti del 7%. Ora manterremo sicuramente quei livelli, quelle soglie di tax free, come si dice, di esenzione dalle tasse, e in più aumenteremo di molto le borse di studio. Per
Però appunto nell'ultimo anno c'è stato un cambio di percentuale, cioè nell'ultimo anno abbiamo avuto un più 7% di immatricolazioni. Come se lo spiega? È una combinazione di elementi, secondo me, dati in parte sicuramente dall'agevolazione economica, ma in parte dal fatto che è avvenuto in un'epoca Covid, in cui gli studenti potevano iscriversi a quel punto sotto casa più facilmente, invece di andare a cercarsi università in giro per l'Italia oppure in giro per l'Europa, perché noi abbiamo questa migrazione da sud a nord Italia, dal nord Italia all'estero. Ecco, tutti sono rimasti più residenziali e probabilmente questo ha facilitato. In più le università si sono sbizzarrite nell'offerta formativa e quindi hanno cercato di dare veramente una soluzione. Allora, parliamo di scuola. Tra la scuola superiore e l'università non c'è un ottimo rapporto, nel senso che l'orientamento potrebbe andare meglio. Cosa ne pensa? Il rimedio è quello di investire sull'orientamento in maniera più coordinata e seria. Questo è stato previsto nel Recovery Plan e l'idea è che sia le università attraverso i loro propri centri di orientamento che hanno, fanno anche ricerca sull'orientamento, siano parte attiva direttamente sugli studenti a partire dal terzo anno delle scuole superiori invece che dal quarto o quinto, sia la formazione degli insegnanti, cioè le università hanno una grossa importanza nel formare le insegnanti all'orientamento. In questo periodo il Parlamento è impegnato nell'approvazione di due lauree contemporanee e sembra che ci sia comunità di intenti, ma come andrà a finire? Lei è d'accordo? Ma sembra che sia metta d'accordo tutte le forze politiche, e quindi io penso che andrà a finire bene. Io sono assolutamente favorevole, ovviamente dovremo dare poi degli indirizzi, no? E anche non è che si possano fare in contemporanea tutti i corsi di laurea, però è una giusta riforma. Parliamo di sostegno agli alunni disabili. Si è svolto, si sta svolgendo il quinto TFA. E come andrà a realizzarsi e a concludersi questo percorso? Le date sono in via di definizione, però le università hanno messo a regime un numero di insegnamenti e corsi tale da soddisfare la richiesta di più di 20.000 persone. Quindi c'è una rete universitaria che è disponibile a dare un'offerta formativa adeguata e dobbiamo a questo punto partire con la vera e propria formazione. Noi abbiamo in Italia ben 80.000 cattedre che ogni anno vengono date in deroga a precari, quasi tutti non sono specializzati. Il governo come intende risolvere questo problema che porta docenti anche laureati ma non specializzati a insegnare sostegno ai ragazzi disabili? Guarda, purtroppo non riguarda solo questa specializzazione, ma riguarda in generale tutto il corpo degli insegnanti, perché se è vero che i bambini avremo meno bambini nel futuro, è anche vero che il fabbisogno che è richiesto nelle scuole è molto più alto rispetto a quello che sono ad oggi le disponibilità, soprattutto di ruolo, no? Quindi è assolutamente all'attenzione del governo, il ministro Bianchi insieme al sottosegretario Garofoli stanno studiando una programmazione di corsi o corsi concorsi tale da migliorare la situazione. Ovviamente per le scuole medie, inferiori e superiori dobbiamo anche definire quali sono le competenze che ti permettono di accedere al corso, perché come sa nella scuola primaria esiste il corso ad hoc per insegnanti della scuola primaria, nello 0-6 anni anche sono gli educatori, ma a partire dagli 11 anni in poi qualsiasi laureato in teoria potrebbe insegnare, quindi dobbiamo definire qual è il percorso di chi presa una laurea in una determinata disciplina vuole insegnare. Per quanto riguarda le abilitazioni e le nuove specializzazioni, si prevedono delle novità?
Più che novità, perché ci sono sempre state, non so se si ricorda, c'è stato il FIT, ci sono stati 24 crediti, ci sono stati dei tirocini, ora stiamo cercando di mettere ordine, fare una organizzazione unica che chi vuole andare a insegnare deve acquisire ai fini di poi andare a svolgere attività pratica. Si è parlato nell'ultimo anno moltissimo di DAD, didattica a distanza nella scuola, poco nell'università, ma anche l'università comunque ha subito questo tipo di offerta formativa. Come è andata, Ministro Messa? Sicuramente rispetto alla scuola, innanzitutto il numero è inferiore, i ragazzi sono un pochino più grandi, ma non poi tanto più grandi di quelle delle superiori, e l'accessibilità allo strumento informatico è maggiore, perché il problema, no, è dei bambini che non hanno niente in casa per potersi connettere, mentre invece è più facile che uno strumento universitario ce l'abbia. Ciò non toglie che i ragazzi hanno sofferto molto. Ho notizie dai miei colleghi che i giovani sono pronti, sono i primi a ritornare in presenza e sono i primi a chiedere di tornare in presenza, perché la vita universitaria vissuta nei campus è di per sé formazione, oltre a quella che ricevi sui banchi delle aule universitarie. Quindi la socialità riguarda anche i ragazzi che hanno più di 20 anni? Eh beh sì, soprattutto direi a 20 anni siamo forse al massimo della nostra socialità. Quando finirà il Covid, continuerà secondo lei la DAD nelle università italiane? Sì, la DAD rimarrà come uno strumento, che è quello che è un semplice strumento, che può andare a complementare una serie di funzioni, che possono essere quella dell'aiuto agli studenti lavoratori o a chi è fuori sede e non riesce a raggiungere la sede, piuttosto che compensare alcune lezioni molto mnemoniche, molto poco, diciamo, interattive attraverso lo strumento della DAD, piuttosto che connettersi con altre università, quindi scambiarsi corsi sia fra università italiane che straniere. Parliamo di Erasmus, è un progetto transnazionale che ha fatto viaggiare oltre mezzo milione di cittadini tra i vari paesi. Quali sono le prospettive di questo progetto che negli ultimi anni si è tramutato in Erasmus più? Le prospettive sono quelle di, intanto, come ha detto lei, è transnazionale, ma va allargato anche al di fuori dell'Europa. C'è già un Erasmus Mundi e credo che vada messo, no, in rilievo anche rispetto all'Erasmus europeo classico, pur mantenendo l'Erasmus, questo concetto bellissimo che è nato dall'Europa, quindi il cittadino europeo, no? È quello che ha portato verso una visione del cittadino europeo, questo è molto, molto bello e molto importante. E gli studenti mi hanno chiesto anche di fare un Erasmus Italia, un Erasmus nazionale, quindi questo la dice lunga sul fatto che i ragazzi sono pronti a muoversi e disponibili a vivere esperienze in giro. Quando potrà ripartire il progetto Erasmus? Con l'Erasmus Italia? Cominciamo a partire con la presenza, poi vediamo di mettere in piedi anche l'Erasmus Italia. Parliamo adesso non al ministro ma al medico. Ma lei cosa si sente di dire a coloro che ancora non vogliono vaccinarsi e sono contrari alla somministrazione del vaccino? Io dico semplicemente di mettere su due cose che contrastano fra loro e vedere qual è la prevalente. Da un lato la paura, il timore di avere degli effetti collaterali da vaccino, dall'altro il timore, che dovrebbe essere ancora maggiore, di contrarre la malattia, che è ben più grave di questo, e non solo, ma di infettare gli altri, perché qui il problema non è solo per se stessi, ma è per la comunità. Quindi il punto dell'immunità di gregge vale se la comunità si sottopone interamente alla vaccinazione, altrimenti resta un pericolo per tutti. E per quanto riguarda la vaccinazione a medici e infermieri, cosa ne pensa? È favorevole? Dovuta. Bene, arrivederci Ministro, noi la ringraziamo.
Grazie, grazie a voi. Bene, è tutto, seguiteci sui nostri canali social www.tecnicadellascuola.it. Alla prossima intervista e ai prossimi contenuti con Tecnica della Scuola.